ragazze e ciao ragazzi, eccoci con un nuovo video ricetta Healthy Light Carlita Style del risotto alla milanese che mi avete chiesto in tantissimo e che avete visto in un mio vlog sul mio primo canale. E quindi eccoci qua per farvi il video. È una ricetta facile, veloce, sana, leggera, perfetta se vi allenate o volete stare in forma, perché il riso basmati è ottimo post workout. Ci sono anche le proteine ed è buonissimo, io lo adoro, senza burro, light, buono, buono, buono. Lo andiamo a fare, sono certa che vi innamorerete di questa ricetta, come di quella là con l'uovo, vi ricordate? Poi mi raccomando, taggatemi anche se la fate, siete su Instagram, su Snapchat, un po' ovunque. Sono tanto tanto felice di vedere le vostre foto e iniziamo, bacio così. Fuori programma, un bel bacio. Prima cosa ragazzi, ci occorre il riso basmati. Io utilizzo il riso basmati che è il migliore, soprattutto se vi allenate eccetera, un basso indice glicemico, ma comunque anche il riso integrale ve lo straconsiglio, solo che ci vuole un botto per cuocersi, quindi no, mi scoccio. E adesso io lo cuocio prima un po' nell'acqua e poi dopo faccio tipo risotto, perché così riduco il tempo, vado sempre di fretta, quindi gli do un bel bollore, però lo tolgo crudo. Ragazzi, ho buttato il riso, adesso ci metto una presa, guardate come sono professionale, una presa di sale rosa dell'Himalaya, faccio cuocere, lo tolgo crudo, quindi non lo faccio cuocere completamente. Dopo che il riso cuoce, io mi metto qua a sgrassarmi il prosciutto crudo buonissimo che adoro, lo sgrasso tutto. E comunque se volete fare prima potete anche mettere la bresaola, così non ci dovete togliere il grasso ed è buonissimo. Appunto ragazze, il riso l'ho scolato un po' crudo, ho messo la cipolla, adesso faccio così per non soffriggere, ci metto un po' d'acqua e la faccio cuocere, appassire. Ora mamma, hai finito di rompere il prosciutto, vieni. Quindi vi dicevo, faccio appassire la cipolla e ci aggiungo poi, dopo tipo 2-3 minuti, il prosciutto che ho tutto sgrassato, tagliuzzato a pezzettini. Ragazze, dopo che ha appassito un po', ci aggiungo il riso. A questo punto, per cuocere il riso, ci vorrebbe un po' di brodo vegetale da aggiungere un po' alla volta. Ecco qua, ragazze, questo è del brodo fatto in casa e quindi lo aggiungo un po' così, anche se va qualche pezzetto, non fa nulla, insomma. Ecco qua, e faccio cuocere fin quando non si ammorbidisce. Comunque il riso già l'ho cotto in partenza, quindi questa operazione dura 2-3 minuti, perché sennò sapete che mi scoccio di aspettare, semplicemente per farlo insaporire. A questo punto ragazze, vado ad aggiungere lo zafferano, ovviamente l'ingrediente predominante. Io metto una bustina a persona, quindi dato che adesso l'ho preparato per due, per me e per mia sorella, metterò due bustine perché mi piace molto molto saporito, molto molto giallo, però comunque ne basterebbe anche di meno. Anche una basterebbe, ma mi piace abbondare. Come spezie poi aggiungo, vi consiglio un po' di noce moscata che ci sta tanto tanto bene con lo zafferano e col prosciutto, un po' di sale rosa dell'Himalaya, anche se c'è prosciutto quindi senza esagerare, e un po' di pepe, pepe nero macinato. Tante care ragazze, invece del burro noi facciamo la versione Healthy Light proteica, ci aggiungiamo un po' di yogurt greco e vi assicuro che dà quel tocco di cremosità, non tantissimo, ne bastano un paio di cucchiai così a fiamma bassa, mescolate e viene più cremoso e buono, proprio come se avessi aggiunto un po' di burro, di panna. Mamma mia che vi faccio fare le cose buone, ma che non vi fanno ingrassare, sano, che non vi fa male alla salute, non vi ostruisce le arterie come il burro. Ecco qua, e voilà ragazze, il nostro piatto è pronto. Ultimo tocco, olio spremuto a freddo extravergine d'oliva, un cucchiaino a crudo che fa benissimo, e spolveratina di parmigiano. E che vi mangiate, troppo buono ragazze, meraviglia. Ragazze,
Ragazze, ragazze, vi assicuro che è buonissimo, fatelo, mettetemi tanti like per questo video se mi piacciono le mie ricettine sane, leggere, buone, buone. Vi mando un bacio grande, muah, e iscrivetevi anche a questo canale che è il mio secondo canale, ciao!